Becca. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, intanto mi scuso se ti abbiamo interrotto mentre stavi pranzando. No, perché sapevi che ero in un appuntamento e siamo arrivati lunghi, però ti avevo promesso che intervenivo. Grazie. Ma non siete al mare voi? Noi si lavora. In studio con me Giorgio Rubini e Tiago, che sta facendo la rassegna stampa quest'oggi con noi. E allora ti chiedo subito un paio di cose, sì. Evaristo. Innanzitutto, tanta preoccupazione legata alla decisione a breve, quindi si sa giovedì o venerdì, sulla revoca dello scudetto. Cosa ne pensi su questo, allora, a questo proposito? Ho già parlato tante volte, non me ne frega niente. Io guardo il futuro, quello è un periodo brutto. Noi abbiamo cominciato a vincere dopo quel periodo lì e mi tengo tutte le grandi soddisfazioni che sono arrivate negli ultimi anni. Il resto non me ne frega niente di quello che è stato, di quello che decideranno. So che l'Inter è diventata competitiva e ha iniziato a vincere e da lì voglio ripartire. Assolutamente. Gasperini invece? Bene, direi che sono contento perché prima di tutto siamo tornati un allenatore anche italiano e poi è un allenatore molto preparato, a me piace tantissimo e sono sicuro che farà bene perché il gruppo, la squadra secondo me è ancora competitiva. Si faranno qualche inserimenti e soprattutto per lui so che è una grande chance. Ha firmato un contratto di 2 anni e sono convinto che con noi riuscirà anche a vincere. Tu, siccome so che, come sottoscritto del resto, sei un grande estimatore di Milito, con l'arrivo di questo allenatore probabilmente questa nuova stagione per Milito e anche Thiago Motta potrebbe essere un rilancio, potrebbe avere più stimoli questo nostro giocatore? No, stimoli li ha sempre avuti, qualcuno glieli aveva fatti passare, mi riferisco a chi è stato allenatore dell'Inter nei primi 4 mesi, cioè, credo che Milito per un paio d'anni tornerà a essere protagonista. Thiago Motta, che magari nell'ultimo anno ha reso meno anche lui di quello che ci si aspettava, però potenzialmente questo è un giocatore di grande qualità, c'è da riportarlo a livello fisico nel miglior modo. Poi conosce anche Ranocchia, perché Gasperini l'ha avuto per 6 mesi e gli ha dato subito fiducia. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per poter essere competitivi e soprattutto partire con un allenatore che non crea danni ma cercherà di impostare la squadra secondo di quello che il suo credo calcistico. Dunque sono molto tranquillo perché saremo lì a lottare sicuramente. Assolutamente sì. Senti, invece per quanto concerne il mercato, io ti parlo perché avendo tutti i giorni decine di telefonate di tanti telespettatori e anche venerdì alla festa della Curva Nord, tanti amici tifosi sono venuti a chiedermi come mai, secondo il mio punto di vista, ma anche in generale, l'Inter non ha ancora smosso il mercato con grandi nomi. Cosa ne pensi tu? L'Inter ha bisogno davvero di grandi nomi o già quello che noi abbiamo con questi piccoli innesti come Jonathan, come Castagnos, sono già sufficienti? Negli ultimi anni credo che ci siamo mossi bene, la società ha fatto sempre grandi movimenti. Si sottovaluta un attimo che il mercato è aperto fino al 31 di agosto. Oggi, se non sbaglio, siamo a fine giugno. Dunque c'è tutto il tempo di non sbagliare nessun tipo di operazioni. C'è anche il tempo di aspettare perché all'inizio ti sparano tutte delle cifre che... Abbiamo visto Zamparini con Pastore, cifre sì, pazzesche, adesso quasi non riesce neanche a venderlo. Cioè, ti faccio un esempio, Sanchez dell'Udinese, fatto col Barcellona 40 milioni di euro, Sanchez è ancora l'Udinese. Cioè, dunque in questa fase si spara tante cose, ma... Quindi è un po' la tua risposta sta a significare di avere pazienza, avere fiducia nei dirigenti e nel nostro presidente che... Ma è un dato di fatto, negli ultimi anni, cioè, al di là di pochi errori, però è sempre stata fatta una campagna acquisti importante, dunque non mi preoccupa quello. L'unica preoccupazione può essere che magari va in ritiro e si pensa di avere già di allenare già la squadra al completo, però non sarà così. Ma lo stesso Milan l'anno scorso, gli ultimi giorni, ha preso Ibra e Robinho.
Ma io mi ricordo la seconda di campionato di 2 anni fa, l'arrivo di Snyder nel Esatto, derby. prima del derby, è arrivato il giorno prima e ha giocato il derby, dunque io ho fiducia e non mi preoccupa questa cosa perché so che la società sta lavorando per inserire i giocatori che sappiamo tutti che abbiamo bisogno, insomma. Assolutamente. Io posso solo ringraziarti, Evaristo, per Grazie questo a tuo voi intervento. e Buone vacanze, buone ferie. buon lavoro, un abbraccio, Grazie, ciao. ci Grazie. sentiamo presto. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grande Evaristo Beccalossi, una firma prestigiosa, un grande ex dell'Inter, un grande amico di Inter TV. Mi fa Grandissimo. veramente piacere ogni tanto sentirlo e ovviamente vederlo. Allora.